perché le chiamate VIP a tutti i costi? Papà, ma perché VIP? Quelli non sanno fare niente. Appunto, papà, oggi per essere VIP non ne sapevi fare niente. Qua sono tutti VIP sono qua, perché sono tanti VIP, tutto quanto vanno fa. Ma sto una scena pazza, proprio pazza la verità, perché a tutti questi VIP non mi fine sopportà. Qua siamo tutti VIP siamo qua, grazie a televisione che ci dà notorietà. Ma sono VIP o sono monnezza, ma capisci la verità, se questi sono i VIP, io metto a fatica. Eccoci qua, amici miei, giorno dopo giorno grandi soddisfazioni. La mia agenzia VIP a tutti i costi sta avendo un successo enorme. Pensate che mi chiama tutti i giorni Barbara D'Urso che dice mandami tutto quanto a me. Il che tiene tu come VIP sono meglio dei VIP che te chi. Intanto oggi sono su, mia moglie non ci sta, mia figlia non ci sta. A proposito, Alessandra! Alessandra! Ah, oh, tengo che fa! Io non posso raggiungere a te a sti scema! Va bene, se no. Marzia! Marzia, papà! Papà, non posso venire! Sto lavando a terra! Ma anche mia figlia. Vabbè, fate passare il primo VIP, eh? Fate passare il primo concorrente. Eccolo qua, vediamo chi arriva. Salve. Buongiorno. Buongiorno a lei. Scusate, voi perché siete venuto qua? Per me sentite, voglio fare VIP a tutti i costi. Non lo voglio sapere, anche tre figli a casa non fa di. Allora c'è fu VIP, pure i VIP vicino i soldi oggi. Ah, bene, bene, vabbè, ma sapete fare qualche cosa per fare il VIP, sapete cantare? È una canzoncella, la nostra cantante. Ah, però non è che sapete cantare. No, mi piace il cuscerino, mi piace il cuore a pezza azzurro. Ah, volete diventare VIP come attore cinematografico? Esattamente. Voi volete poco qua della cinema, chi si comparisce? Prima che si fini di commettere. Allora, se ho capito bene, volete fare lo sceriffo? Sì, mi piace fare il personaggio dello sceriffo nei film. Ho capito, scusate, toglietevi un po' con gli occhiali. Pronto. Lo sguardo è sveglio, lo sguardo è sveglio, lo potete fare lo sceriffo. Però lo sceriffo ha bisogno di qualche elemento. O preghiamo qualche tecnico di passarvi qualche elemento. Abbiamo un po' di abbigliamento per questo signore? Mi dicono dalla regia che già qualche cosa è pronto. Vediamo, vediamo che ci propongono. Sto signore mi sembra proprio una razza protetta. Se è lungo per il dinosauro. Ma che è come davvero Barbara D'Urso, tu succo proprio. Gli occhiali devo togliere. Come? Gli occhiali devo togliere, perché non fanno più VIP. E che lei si più VIP? Più cattivo, sì. Ah, vedi che lei è cattivo, ma... Ah... Che bella ragazza, eh? Complimenti. Ragazza, ma vedono poco. Hai una bella ragazza. Chi sei ottimo per fui. Allora, ma immaginati che sa Zorro, sta correndo appresso. E tu sali sopra il cavallo, come sali sopra il cavallo? Così. Come? Così sto sul cavallo. Se il cavallo parlasse a stemmasse, non capisce. Senti, fai una cosa, dice, sparo, dice, Zorro, carogno, tu acciappato! Zorro, se lo potevi dire... Non si dice, dice, Zorro, sei una carogno, tu acciappato! Zorro, sei una carogno, tu acciappato, no? Bravo. Chi lo fu sempre? Però guardate, voi come sceriffo veramente siete indicato. Come James Bond. Ah? James Bond. Ah, volete fare James Bond? Ma se ragazzo. E allora fate una cosa, dovete fare James Bond, però James Bond, sparate tre volte e poi soffiate dentro alla pistola. Boom. La pistola vigliate bene con mia cervella posto. Vigliate bene, voi sicuramente sarete chiamati. Ne potete andare. Ecco un zio. Ma ah? Ci posso mettere un zio? Sì, mettiteci un zio. Ti aspetto. Non comunque da loro, non vedi. Ma il zio non mangiamo qua. Bravai. Ma arrivederci. Arrivederci.
Non è finita così, non è finita così. Speriamo che sia un'altra passa presto, presto, con tutto questo figurino, non mi finire proprio insopportabile. Quello è incredibile, perché uno non può capire stato, lui disse, no? Dice, vabbè, sarà finita. Ragazze, dal peggio si trova ancora il peggio. Ah, buon esagerare, ma non mi ci sono. Mette la fessera, come mi ci sono appizzata. Perché mo c'è di peggio. Ma non lo so, io mi chiedo se c'è la prima, chi vede, chi non vede. Facciamola entrare? Facciamola entrare. Falla entrare. Gentilmente, i prossimi agenti. Prossimo. Buonasera. Ah, ciao! Ah, se bello lui! È incredibile, c'ha qualcosa! No, questo c'ha qualcosa! Sì, ma che c'era che compa della domenica, perché lui. Era fortunato, eh! Scusa, questa è l'agenzia VIP a tutti i costi! Sì, sì, l'agenzia VIP a tutti i costi! Io vorrei diventare un VIP! Ah! Vorrei diventare un VIP! Sì, ma devi dire tutto in qualità, mettete un po' di profilo, scusa, un po' di profilo! Guarda che bravo, eh! Vanno scavati a scusare sana! Sentite, ma voi VIP di che settore? Politica? No. Qualunque cosa, tranne la politica. Qualunque cosa tranne la politica, ma già questo si vive un uomo serio. Ma c'è la spada! Sì, sperando che passa la macchina sul rosso. Allora. Allora stammi a sentire, non ti spacchettare di qua e di là, ma un pallone da gamba, bravo! Ah, stammi a sentire, io ti vedrei come un protagonista di un film, ti piacerebbe fare un film? Oh, dici tu solo, io sono attore. Tu sei attore? Sei attore? Un film. Non si manca di un malo. Anzi, io me te li avessi in casa, che sono niente da porto. Sta scherzando. Non ti emozionare, perché da qui sicuramente uscirei vitto. Perché la Barbara Russo come vuoi, ha chiesto il suo sugo. Un manuccio. Allora, se avessi a dire bene, io ti vedrei fare un film di... Horror. Horror. Dario Argento. No, io vorrei fare un film di cowboy. Cowboy. Piace un film di cowboy? L'indiano. L'indiano e cowboy è la stessa cosa, no? È l'antico western. Antico western. E come ci fai fare? Scusa, tu vuoi fare cowboy o vuoi fare l'indiano? L'indiano. Tu vuoi fare l'indiano? Se con Matteo quando avevi i soldati, fai sempre l'indiano. Va bene. Ma non mi c'è necessario. Aspetta, ma ti manca. È brava. Il necessario. Non è papà. Portaci quello e quello, due cose. Ok. Mi è brutato pensiero. Lo porti io necessario. Ma viene la signorina, nello studio e ho detto ti porto tutto sì. Quello che ti serve. Il necessario, Fabio, vedete, di fare l'agenzia dei VIP per un favore che dice necessario. Eccomi. Non ci credo. Ma che cosa? Come fa? Leva da loro, papà. Quello ci esiste veramente, non è lo scherzo. Vieni qua, leva da loro, lascialo solo. Allora, stavi a sentire bene. Dici con una voce maschia, forte. Hog! Hog! Come dite? Hog! Più forte! Hog! Bravo! Ti alzate veramente. Ti è piaciuto? Siete. E dice, Hog, di essere italiano! Hog, essere italiano! I tavoli sono capo indiano, no? Dice, Aug, io essere capo indiano! Aug, io essere capo indiano! Fanno poco per le rosse, così fa. Quando sono arrivato. Non macchina così, più sguardo devo vedere, io sto pensando, è uno sguardo feroce. Sei sfiducia così. Otto la freccia. E se te tornare te la freni in tuo cuore. Mo' ce la cosa importante. I pelle rosse. Per il disegno in faccia. Prendi quel rossetto che ti ha dato la signorina. Prendilo. Momento. Prendilo. Eccoci qua. Bravo. Fatti una riga rossa qua. Già così, già si vede qualcosa, no? Ma che si vede? Sì. No, è troppo poco, ma che la da parte, eh? A me questa faceva l'impressione, questo veramente era un talento, questo veramente... Questo è un talento! Sì, ma una cosa, un bello mirchio, prima che tu lo facci, fate lo stesso, pronto. Ma hai capito? Com'è? Hai capito? E una manda che si è capito?
E quella da mal fai un mezzo. Beh, chi cosa la fa? Così è bello. Cosa è quello che la fa? Un coppa contro un asso. Fai l'indiano pagliaccio. L'indiano pagliaccio irreputato. Mossa è bene, veramente. E come sul mento? Qualcosa? Ah, oi, là. Mo te ne devi andare dicendo così. Hug, io essere grande capo indiano, bella rossa. Hug, io essere grande capo indiano, bella rossa. Hai ragione. Di Maio dalla tua Magda Mancuso, un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Ho trovato un personaggio veramente doc per VIP a tutti i costi. Eccolo qui, ciao Marco. Ciao, salve. Come stai? Bene. Cosa saresti disposto a fare, dillo ai nostri telespettatori, per diventare VIP? Per diventare, affrontare tipo una sicurezza di Beyoncé e toccarla, recarle i piedi, qualsiasi cosa. Wow, caspiterino, ma tu cosa sai fare? Ballare, facci vedere. Ballare, tipo, ballare. Caspiterina, Oscar Di Maio, tocca a te decidere se Marco può diventare un VIP. Ciao! Ciao. Non finiranno mai di stupirmi. Un cafu, ha già più uovo. Ciao guap, ciao guap. Ha già più uovo. E dice, ciao guap, un cafu, ha già più uovo. Un cafu, ha già più uovo. No, no, questo non mi parla. Chissà sono proprio, frate Roma! Uè, gazzi, gazzi, gazzi! E billo che frate Roma, gazzi, a noi sto fatto, piacere non fa, con tanta cognome che stanno comune, proprio lo cazzo ci avvi mai chiamato. Giuai a essere sincero e mi ha recita la verità, ti piacciono sti VIP? Chissà sono ciuccone di me, monnezza! Ragazzi, vogliamo fare una scommessa? Una scommessa tra di noi. O prossimo che bene. È un pazzo o è un pazzo più pazzo e là di pazzo? Tu che dici? Che me ne vado? Veramente, me ne vado. Avanti! Buongiorno. Buongiorno. Agenzia VIP a tutti i costi. Che piacere che ci avete dato, maestro! Grazie, grazie. Non sono un maestro. Non sto scherzando, non sono un maestro. Ma non insegno niente. Ma tu sei Marco Crista, un fermino. Marco? Marco Cristi! Chi è? Cristi, Cristi! Ah, è su Cristi! È povero? Te ne sordo? Ma tu ricordavi caparettista nazionale? Ero proprio Cristi, io non sono Marco Cristi. Lo so, io sono Wendy Planner, io devo diventare. Voi siete agenzia di VIP a tutti i costi. Sì. E voglio diventare VIP. Io non voglio diventare il più grande wedding planner della campagna. Che è questa parola? Dai, ti non capisci. Wedding planner, ma capisci me? No, che è wedding planner? È uno che organizza le feste. Dai consigli, no. Dai consigli agli sposi. Ah! Io do un consiglio agli sposi. Il primo. E poi ve ne darò tanti altri. Voi sposate per 11 mesi all'anno, ma non vi sposate mai un mese agosto. Perché? Gli altri fuori il chieso mese agosto. Trovate le donne col tacco 12 che a 10 minuti già camminano così. L'uomo si vogliono fare fortuna in da Cina e si fanno una scuola a fronte di voi loro. E se vanno lì c'è un chilo riso, ma ne pensa. Piaci alla pedina. Mi inguagliate in ferie. 500 euro a busta. 1000 euro poi ce la sì. E infatti vedete che lì sono male in aria e poi scende a pioggia sugli sposi. No. Ci vogliamo basta. Da te. Come dare sopra il rullo. Te. Come fosse il prete, come fosse il prete. Bravi, il riccillo. Arrivederci. Salve a voi. Allora va con me. Allora va con me. Se avevi detto, speriamo che non bello pazzi, che se ne affidai domani come proprio. Ma secondo te, ma chi è Marco Cristo? No, ci sono mica. La rinnegata. Agenzia VIP a tutti i costi! Ah, chi se non sei? Agenzia VIP a tutti i costi! Luca, ma chi sei?
Chi sono? Stefano Sciupatiel, grande in bianchino, giardiniere e tutto fa. Ma ci spastriate i zappai, compagni miei. Ma che può fare con VIP? Voglio fare VIP, e sta stiamo un esso in data televisione. Sti quattro scemi, posso fare VIP? E chi sta a finestrati, come si chiama? Stefano. Ad alto livello, peggio Vippa! No, chi è Stefano Pizzotto? I sottotonno Reddy Molite sono compagno suo era nascita. Però io faccio l'idraulico, il fregatore, il pittore e mi fa qualcosa pur noi a livello Vippa! Va bene, voi siete proprio adatti per diventare Vippa. State proprio morite bene un cafone! Sempre! Un cafone è da gente! E amico nostro! Grazie! Il caffè di stamattina, veramente una mattina, parla con Robide, mi va dirla senza me. Da questo momento in poi lo sponsor della mia trasmissione sarà Caffè Safor. Caffè Safor, Caffè Safor, mi piace il Caffè Safor. Caffè Safor, Caffè Safor, mi vai a regria. Dici quello che vuoi tu, ma io non ci posso credere che esistono veramente persone disposte a fare tutto. Tutto? Ma che ne sa fare di fare robe tuone? Vuore? Vuore. Dici tu, entri il prossimo! Buongiorno! Ah, voi c'è un tatuanino d'angelo. Chi sei? Non mi avete riconosciuto? No. E sono Ken. Chi sei? Ken umano. Chi sei? Ken. Ken! È un cane casalese, a casa un cane c'è un Ken! Ma lo sai dove stai? Dove ti trovi? Agenzia VIP a tutti i costi! Ah! Bravo! E tu vuoi diventare VIP a tutti i costi? Sì! E poi fammi capire che chi fosse? Che stai facendo? Mo? Sono Ken! E chi è Ken? Come? Chi sa fare tutte le operazioni? Sì, tutte le operazioni! Ho capito, ma quello tiene un fisico, secondo me ti ha la maglietta, capito? Se no io non vedo più. Perché prima sembravi magro, ora invece fai schifo proprio. Cioè fai schifo nel senso che hai un fisico bestiale, fai invidia. Chi è Fussimo? Quando sei fusciato, come fai? Cashcat. Che è? Un cashcat. Ah, un cashcat. E Ken che dice? Che dice? Che dice? C'è sotto stella non ha più panza, come la volta vicino a te. Ken che si sta canzone? Ma sei sicuro che è Ken? Ma tu sai che hanno a Ken e a Nino Lancia? No, ma è che è Nino Lancia? Ah, Ken canta il canzone che si canta? Io da Ken ha cantato pure. E fa ogni sedi, canta la canzone di Ken, no? Popcorn e patatine, poi c'è ricordà che la casa è stata, che la casa è fortunata. Ma quella che diventa in capo, i popcorn. Bravo, ti proprio i popcorn in capo. Gli dicesse, fa una cosa, Ken, sicuramente ti chiameranno. È meglio che ti fai chiamare da nuovi VIP a tutti i costi, perché sennò io... Sei troppo forte per la nostra agenzia. Beh. Già stanno suonando i telefoni, ti vanno trovando tutto quanto. Barbara Russa, ha chiamato già 20 volte per la volta. Va, mi dai la camicia e battini, va, salta. Mi capite papà? E se roba di chiudere proprio, caccia un frullone, ma perché hanno chiuso i manicomi, ma perché? Noi siamo il tuo Cadis, piacciamo Dio Leis, per questo successone, a ma ringrazio Capone. Noi siamo il tuo Cadis, piacciamo sempre più, se voi non ci cacciate, non ce ne andiamo più. Non ce ne andiamo più, non ce ne andiamo più, non ce ne andiamo più. Papà, ma sono sexy questo vestito nero? Come? Mi pare una bacchetta di brizia. Ma siete a questo punto? Pensi che può bastare. Qua sono tutti VIP sono qua, perché sono tanti VIP, tutto quanto vanno fa, ma io sto una scena pazza, proprio pazza la verità, perché a tutti questi VIP non mi fine sopportà. Qua siamo tutti VIP siamo qua, grazie a televisione che ci danno d'età. Ma sono VIP o sono monnezza, ma capisci la verità, se chi sono i VIP, io mi metto a faticare. Oh,
Thank you.